fare l'archeologo Valerio Massimo Manfredi significa anche apprezzare la bellezza dello trascorrere del tempo. È così? Sì, diciamo che non necessariamente noi cerchiamo oggetti belli, noi cerchiamo soprattutto informazioni, cioè per completare il quadro di un'epoca, no? Dove mancano le testimonianze letterarie, noi cerchiamo le testimonianze materiali. Io ricordo ancora una volta che scavavo i resti di una capanna dell'età, prima età del ferro, e le bruciavano ogni tanto per motivi igienici e poi le intonacavano con l'argilla. E io ho trovato un frammento di quell'argilla e c'era l'impronta della mano di un uomo che era esistito 27 secoli fa. E io ho messo la mia mano sulla sua e ho sentito il contatto. Ecco, questo è anche fare questo nostro lavoro. È un'emozione che lei ci dà anche leggendo i suoi romanzi, perché oltre a un grande archeologo è anche un grande scrittore, e allora anche lo scrittore ha a che fare con l'estetica. Allora, una domanda sciocca: in che epoca avrebbe voluto vivere per le cose belle che circondavano quell'epoca, le donne e gli uomini belli? Ma nella mia epoca. Nella mia epoca, perché è comprensiva di tutte quelle che sono state esistite prima. Grazie a lei. Grazie.